Buongiorno Sciacca, buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina. Oggi è venerdì 21 gennaio. Continuano ad alzarsi nelle più grandi città della provincia, tranne che Alicata, i contagi da Covid-19. Sciacca, insieme ad Agrigento, la città con il maggiore incremento nelle ultime ore, secondo il report dell'ASP. 75 casi in più a Sciacca che portano gli attuali contagiati a 1236, mentre il capoluogo supera 2000 casi. Nel report, che si riferisce alla giornata del 19 gennaio, i nuovi contagi in provincia di Agrigento sono 719, 313 guariti, 2 decessi, 4 nuovi ospedalizzati. Senza il Green Pass si potrà andare anche agli ipermercati per fare la spesa, ma non sarà consentito acquistare beni non primari. O si potrà andare in questura, ma solo per presentare una denuncia e non per rinnovare il passaporto. Con 5 regioni che hanno già dati da zona arancione, tra queste la Sicilia, il governo chiude il DPCM con l'elenco dei servizi e delle attività essenziali per accedere alle quali non servirà il certificato verde, introducendo la possibilità che anche in questi contesti vengano effettuati dai titolari dei negozi controlli a campione per evitare che la norma possa essere aggirata dai Novax. La situazione di emergenza che si è venuta a creare nella casa albergo anziani Trinacria di Sciacca, dove all'indomani delle festività natalizie sono emersi numerosi casi di contagi tra gli ospiti e il personale, sta rientrando su una trentina di anziani raggiunti dal Covid. Solo alcuni di loro non hanno superato il virus, ma stanno bene e aspettano un ulteriore tampone. Gli altri si sono negativizzati, chi dopo 7 e chi dopo 15 giorni, senza avere bisogno di ricoveri ospedalieri. L'amministratore della struttura, Angelo Sutero, valorizza naturalmente l'attività di vaccinazione che sta salvaguardando la salute di tutti. False arance di Ribera DOP di provenienza non certificata, lavorate da aziende non autorizzate e distribuite nelle piattaforme della grande distribuzione, sono state scoperte dai funzionari dell'Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi della Sicilia. In due supermercati i funzionari hanno accertato la presenza sugli scaffali di merce etichettata come arancia di Ribera DOP, confezionata però in centri non autorizzati. È stato effettuato un sequestro amministrativo dei lotti di arance Ribera DOP non conformi per merce confezionata fuori dall'area di produzione. L'unica novità vera sulle Terme di Sciacca è che il presidente Nello Musumeci è riuscito a centrare l'obiettivo di mettere Sciacca e Acireale sulla stessa barca, comunque vada, annullando il vantaggio che Sciacca aveva su Acireale nella possibile riapertura. Lo ha dichiarato Franco Zammuto, coordinatore del Comitato Civico Patrimonio Termale. Secondo Zammuto appare evidente come non ci sia in realtà alcuna nuova notizia, riferendosi all'annuncio che il piano industriale pronto fatto da Musumeci giorni fa, che non fosse già nota, ma solo il tentativo ben organizzato a suo dire di far apparire il governo regionale impegnato sul fronte della questione termale. Sbarco di migranti nella notte a Lampedusa. Intorno all'una al molo Favaloro sono giunte due motovedette della Capitaneria con a bordo rispettivamente 164 e 141 migranti di varia nazionalità, tra loro anche 17 donne e 6 minori. Erano stati intercettati diverse ore prima a circa 17 miglia a sud dall'isola a bordo di imbarcazioni lasciate alla deriva. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot, tornato di nuovo sovraffollato. È tutto per questa mattina, più tardi con gli aggiornamenti. Buon proseguimento, restate su corrieredisciacca.it.